50 esperte ed esperti del delicato tema della violenza sulle donne riuniti a Bolzano per il simposio organizzato dal GECT Euregio Tirolo Alto Adige Trentino. Alto Adige Trentino e Tirolo attorno allo stesso tavolo per illustrare le diverse strategie adottate con l'obiettivo di fronteggiare una piaga che interessa purtroppo anche le nostre realtà. Nel 2016 il GECT ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di lavorare assieme ad un obiettivo comune, quello di sensibilizzare la società al fenomeno della violenza contro la donna. Il primo risultato è stata la prima campagna Euregio sul coraggio civile per dire no alla violenza sulle donne, un no congiunto, un no d'insieme, un no forte ad un fenomeno che non conosce confini. Oggi questo convegno vuole essere un'occasione di conoscenza reciproca, di crescita, un'opportunità di fare rete per unire le conoscenze, per poi essere sempre più pronti, più preparati e più forti nei confronti di questo fenomeno. Un momento di incontro e confronto per approfondire la conoscenza reciproca delle strutture e dei servizi nell'Euregio che operano in ambito della violenza e sullo scambio di buone pratiche nei tre territori. Per quanto riguarda i dati, è da dire che nel 2016 562 donne si sono rivolte ai nostri centri antiviolenza. Nelle strutture protette invece abbiamo seguito 93 donne con rispettivi 90 figli. È un dato, diciamo, parziale da questo punto di vista, perché comunque il dato sommerso rispetto al fenomeno della violenza a livello nazionale viene identificato in circa l'80%. Per quanto riguarda la rete, il giorno odierno è un momento molto importante, a mio avviso, di scambio, di confronto tra le operatrici, tra le esperte dei diversi paesi, proprio per scambiarsi buone prassi, per parlare del fenomeno, per parlare delle criticità, ma per trovare anche nuove modalità e nuove soluzioni nell'accompagnamento e nell'accoglienza di queste donne. Come un progetto, diciamo, che abbiamo portato avanti in provincia di Bolzano, possiamo nominare il training antiviolenza, dove veramente si lavora col maltrattatore, in questo senso far presente anche lui, renderlo consapevole dei suoi atti violenti. Dopo la mattinata di relazioni e interventi da parte delle persone ed esperte e esperti che ogni giorno devono confrontarsi con il tema della violenza sulle donne, sempre il cortile interno di Palazzo Widmann ha ospitato il cosiddetto World Café, 5 gruppi di lavoro per un vero e proprio brainstorming dedicato alle esperienze maturate sul campo e alle più efficaci contromisure adottate a livello transfrontaliero. In Trentino la situazione della violenza sulle donne è analoga a quella degli altri territori, e quindi abbiamo anche dei casi. Abbiamo noi una possibilità di contare, di analizzare quindi il fenomeno, perché abbiamo dei dati, raccogliamo dei dati sulla violenza, e raccogliamo i dati delle denunce e anche i dati degli utenti dei servizi che noi finanziamo come provincia autonoma a supporto delle donne. Per dare un'idea, circa abbiamo 600 denunce all'anno relative a reati ascrivibili al fenomeno della violenza, e abbiamo un centinaio di donne che sono ospiti in strutture residenziali, case rifugio, alloggi o strutture per madri con bambino, e circa 300-350 donne che invece sono utenti di servizi non residenziali, centri di ascolto, centri antiviolenza e associazioni di supporto. Quindi un trend è analogo a quello degli altri territori. Il confronto con Euregio è un confronto importante perché ci permette di fare un paragone di buone prassi tra i vari territori e di imparare. Noi abbiamo a nostro tempo imparato da Bolzano per la casa rifugio, e oggi anche in questo contesto di simposio siamo aperti ad imparare anche nuove cose, e noi anche pronti a dare quello che noi stiamo facendo su una tematica particolare, sulla valutazione del rischio. E stiamo lavorando in una sperimentazione per valutare l'alto rischio delle donne insieme alla questura, ai carabinieri, polizia locale e all'azienda sanitaria. Esiste un gruppo interdisciplinare coordinato dalla questura, dall'anticrimine, nell'ambito del quale si analizzano i casi di alto rischio.
Il convegno si inserisce nell'ambito dei progetti di sensibilizzazione promossi dal GECT Euregio, tra i quali figura anche la prima campagna a livello euro-regionale dedicata alla promozione del coraggio civile contro la violenza sulle donne.